La vera delusione di questa prima giornata per quanto riguarda le italiane, per me non è la Roma, perché ci sta che perdi contro il Real Madrid, è più il Napoli, che in quel girone terribile due partite non deve sbagliare, quelle con la Stella Rossa. E purtroppo il È 1-0 pareggio sbagliata. Sì. Ne è abbiamo parlato molto ieri sera, grave. ma ci No, torneremo. oltretutto, Ovviamente siamo sugli Roberto. argomenti di attualità. Alfredo, vai. No, se mettessimo adesso due video, rivedessimo e rivisitassimo la partita del Napoli di ieri e quella della Juve di oggi, vedreste la differenza tra la notte e il giorno, ma non perché quella del Napoli sia stata una brutta prestazione, ma perché quando devi fare fai. La Juve quando deve fare fa. Contro un avversario, il Valencia, che rispetto alla Stella Rossa credo non ci sia partita. E Certo. quindi certe cose le capisci già a settembre. Beppe, una sentenza più che un'opinione quella di Sì, Pedulla. Alfredo è stato No, proprio una pam, sentenza, tranchant, Pedulla. come si dice. Sentenza Pedulla. Beppe. Ripeto, per quello che ho letto, hanno sbagliato anche tanti, tanti gol, che di solito, purtroppo quando non fai gol, si fa la criticità alla squadra. Prendi l'Inter ieri, fino all'85esimo, non ho mai sentito uno che abbia detto un qualcosa di positivo sull'Inter. Sì. Poi dopo, al 92esimo, fantastico. Cioè, è sempre il risultato che poi dopo. Ma soprattutto quando hai sei Sì, no, ho partite capito, però voglio dirti, il Napoli, per quello che ho letto, ha sbagliato tanti Sì, tanti gol. certo. Purtroppo se avesse fatto i due non saremmo qui a parlare della delusione di Napoli. Purtroppo i Però se risultati. avesse fatto 0-0 contro il Liverpool PSG, racconteremmo una gara differente. Però Che succede, il sia calcio è bello, guarda che la squadra più ho debole del capito, ma girone. il calcio No, ma il calcio è così. è bello per questo, perché anche con l'ultima puoi rischiare di perdere una partita, perciò il calcio Oppure non la c'è perdi, mai, guarda noi col Parma, c'è cioè una non c'è partita. mai. È la dimostrazione che la prima giornata di Champions, generalmente, anche per le squadre più collaudate, è sempre quella Il City ha perso in casa con con le l'Olympique insidie più grandi, perché Lyonnais. Incredibile. adesso tu guarda, ti dico, da parte il Napoli, vabbè che il Napoli, voglio dire, non è una delle favorite della Champions, è una squadra che deve lottare per cercare di Però arrivare. Ancelotti, eh? Certo, c'ha il plus di Ancelotti, ma voglio dire, il City ha perso in casa con il Con Lyon. Lyon. Il Tottenham, che comunque era una squadra che veniva indicata come, insomma, il Tottenham è già in una situazione delicata, perché adesso la prossima partita sarà quella col PSG, col Barcellona. Barcellona, chiedo scusa, e quindi diciamo che potrebbe ritrovarsi dopo due partite con 0 punti. Stessa situazione per il PSG, che è vero che aveva l'impegno più difficile di tutti, perché il Liverpool, secondo me, è la squadra favorita in Champions, secondo me. Però è anche vero che adesso anche lì non puoi più sbagliare, perché per come si mette la situazione, appena tu. Però giocherà in casa col Napoli nel prossimo. Lo so, però vedi, appena fai una mezza scivolata in Champions, sei subito con le spalle al muro. Se poi appunto sbagli o magari fai un mezzo passo falso nella prima partita, che è quella più delicata, per questo secondo Ma me scusami, in casa con la Stella Rossa. la vittoria della Juventus, soprattutto in queste condizioni, è molto importante, anche per il messaggio che tu dai in generale a tutto l'ambiente, a tutti, non solo al tuo interno e al tuo girone, ma in Al 35esimo generale. mi butti fuori Ronaldo, io sono 0-0, vinco 2-0, arrivederci, grazie, ci vediamo alla prossima. Da Dani Esattamente. Colomento, tu Minoliti della Gazzetta mi puoi rispondere, da regolamento, qualora dovesse passare il concetto espulsione giusta, Ronaldo rischia 3 o 4 giornate? Guarda, io non posso credere che per quello che ha fatto gli diano 3 giornate, onestamente. O 3 o 0 però, ragazzi, eh. No, beh, sai, No, ma portano le immagini, Portano le immagini, cioè, allora significa non l'arbitro dare la nel referto può squalifica. scrivere quello che vuole. Perché Sì, se l'arbitro cioè. gli dà un rosso diretto vuol Però dire mi che sembra, ha ritenuto la condotta violenta. però mi sembrerebbe una roba abnorme, onestamente. Poi Adesso, però io vado e ripeto, protesto, porto dei video tutto può e succedere, dico. perché ormai abbiamo Però da visto quello che ho capito, che. scusami, la domanda è, vie di Sì. mezzo non ce ne sono. O non gli danno la squalifica, quindi la UEFA deve ammettere No, l'errore. la squalifica gliela devono dare perché Ma quello allora che gli devo dare tre conta ai giornate. fini. No, allora, Allora. quello che conta ai fini della giustizia Certo. sportiva è il referto dell'arbitro. Appunto. L'arbitro ti dice e scrive: ho espulso il numero 7 della Juventus per Condotta condotta violenta. violenta. Sì, Fine. però Il esatto. giudice sportivo guarda e dice 3 giornate. A quel punto scatta il Sì, ecco, ricorso. esatto, E però. gli porti la documentazione video dove si vede e si vedrà che non era condotta
condotta violenta. Anche se a quel punto puliti non ce ne sono, e quindi anche questo è un po' da discutere. E in una partita di Champions dove ci sono 72 telecamere, la regia non becca il momento più importante, e quindi non c'è un video sì. che può ammettere, oppure che possa comunque scagionare del tutto Ronaldo. Stiamo parlando tutte di inquadrature larghe. Correggimi però se sbaglio, c'è in onda. Becchi il video. Sì, correggimi no, se sbaglio in onda. Però becchi il video quando gli mette sì. Il frame più ravvicinato è questo che vi proponiamo ora, ovvero un replay che è arrivato minuti dopo l'espulsione di Cristiano Ronaldo. Non c'è nulla di più ravvicinato di questo, ovvero... Questo è un fotografo però, eh? Sì, no? Il frame, diciamo, il frame sì. più ravvicinato è questo. Non è un fotografo, tu questo è un frame, foto, della, no? È un frame video, non è una foto. Guarda, da quest'anno... Cioè, io dico che tutte Channel le persone con le hanno quali... hanno possibilità di essere... Sì. In campo con una propria telecamera, quindi la Juventus in questo momento poi magari non ce l'avevano da quel lato, ce l'avevano dall'altro e stavano inquadrando il portiere, non so. Però tu puoi accedere e richiedere della documentazione e magari hanno già dei filmati o esatto, dei fotografi stavo che hanno, per dire quello, quindi cioè... è logico che se sai di aver subito un torto fai di tutto per evidenziare che è un'ingiustizia. Se avranno la documentazione per poter dimostrare questo, la squalifica potrà essere tolta, ridotta, eccetera, eccetera. Altrimenti conta quello che dice l'arbitro. Il servizio del nostro Alessio Milone su Mauro Icardi, non tocca palla per 85 minuti, ma i campioni si giudicano anche per questo. È pagato per fare gol e non per fare il circo per 85 minuti. Quando segna ha ragione lui e quindi anche Scarpini. Per caso qualcuno ha trovato l'esultanza di Scarpini al gol di Vesino? Vi do altri 2-3 minuti? No. Ci proviamo? Per... Non l'hanno trovata. Tu ce l'hai sul telefono, passa. Mandami un whatsappino, ce dai. Ce l'ha come suoneria. Whatsappino di ieri, ce l'hai, dai. No, non ce l'ho. Ieri sera andavo a dormire. Non Vesino. Però mi è arrivato un Twitter da parte di un tifoso che aveva montato tutto addirittura. E dov'è? Dai, facciamo prima. Ha fatto già il lavoro. Il lavoro sporco l'ha fatto l'utente e noi lo sfruttiamo. Posso dire, posso veloce chiedere che una lo faccio velocissima. Velocissima. Quanto c'è in linea d'aria secondo te da Piazza Piemonte allo stadio? In linea d'aria. Piazza Piemonte. Sono un paio di chilometri. Un mio collega mi ha detto, spieghiamolo anche a chi è Catanzaro però esatto, cioè che a Milano in piazza Piemonte, quindi in linea d'aria diciamo almeno un chilometro e mezzo, no, due un po' di più, o di più da San Siro, lui aveva le finestre aperte, ha sentito Scarpini che urlava, si è sentito, no, non Scarpini che urlava ma il boato dello stadio al gol del Lille, oppure la ma quello poi è molto legato a vabbè, allora a come fermi gira tutti un attimo suono. C'è stata anche la Serie C che ha giocato oggi, siamo quasi in chiusura, tra poco la rassegna stampa, le anticipazioni del notiziario. Allora io do alla regia altri 30 secondi, altrimenti Belussi te lo dico qui, faccio da solo perché Scarpini è impazzito ieri durante la telecronaca, io ho trovato l'audio, la regia se vuole tra poco dopo la rassegna stampa lo piazza, altrimenti sai cosa faccio, piazzo il telefono vicino al microfono, proprio old style, certo. Eccolo servito, pronto ad andare piazzato al centro, il cross rimorchio per Icardi, il e tra poco vi faremo ascoltare anche il gol di Vesino, quindi facciamo una rassegna stampa sì. E poi c'è anche il gol di Vesino, ti prendo fiato più che altro. Sì. Ma la voce però ce l'hai? La voce ce l'ho assolutamente, ma l'ho recuperata, sto benissimo, non ho fatto poi post partita con tutte le interviste, ma cosa fai, bevi, cosa fai? Bevo molto durante la telecronaca. Durante la telecronaca bevi molto? Sì. Ma per preparare, per recuperare, tè, quelle robe lì, no? No, mangio 24 acciughe prima della partita. Non è vero. Non è vero. Sono mica tanti lirici. No, però è vero che le acciughe, se hai un po' di mal di gola, per poter guarire rapidamente. 5 da giocare, il pareggio di Mauro Icardi, un gol incredibile. Spettacolare giocata, palla dentro, colpo di testa in mischia, è gol, 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 poi qua mi sono saltati addosso tutti, è gol, 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 è gol,
Chi l'ha messa gol o no? Sì, è gol o no? Però infatti non ho capito, era gol. E poi certo non chi l'ha messa Vesino. Va bene, eccolo Scarpini in grandissima forma, soprattutto quando l'Inter segna l'85esimo e il 92esimo in Champions League. Le prime pagine dei giornali con Gianluigi Longheri dal Touch, Corriere dello Sport, Tutto Sport, arrivati? Corriere dello Sport ancora no, abbiamo però Tutto Sport che propone questa prima pagina che festeggia la vittoria della Juventus. Il titolo è Mitici, con un accenno anche alla scandalosa espulsione di Ronaldo, almeno così viene definita dalla prima di Tutto Sport che sarà in edicola tra poche ore. Poi ancora l'editoriale di Xavier Iacobelli dedicato a Cristiano alla faccia dei crucchi, in riferimento evidentemente alla quaterna arbitrale, e poi ovviamente anche il commento da parte di un ex arbitro come Graziano Cesari, rosso sì ma di vergogna, in relazione alla follia del fischietto Brick. Per quanto riguarda invece la Roma, Isco, Bale, Diaz, troppo Real. Per la Roma possiamo anche vedere le pagine interne del giornale che fanno riferimento a Cristiano Ronaldo. Il Cristiano bianconero non piace all'Europa, ancora un arbitro sulla strada della signora, rosso CR7 che esce in lacrime, ma è impresa per la Juventus. Grazie, grazie Gianluigi Longheri.